Questa è la storia di un maledetto genio che voleva comprarsi un jet con i punti della Pepsi. Siamo nel 1996 e la Pepsi lancia Pepsi Staff, una raccolta punti semplicissima, più bevi e più vinci. E fin qui tutto bene. Se non che nello spot, per la modica cifra di 7 milioni di punti, pari a circa 17 milioni di lattine di Pepsi, potevi portarti a casa un vero jet militare a decollo verticale. Now, the more Pepsi you drink... Naturalmente era solo una trovata di marketing, cosa che però sfuggì al giovane John Leonard, 21enne, che decise in tutto e per tutto di portarsi a casa il suo stramaledettissimo jet, chiedendo vari finanziamenti per ottenere quella mole di punti. L'incredibile cifra che ottenne fu di circa 700.000 dollari, con l'idea di fare un bel assegno e darlo alla Pepsi per avere in cambio il jet. E la Pepsi cosa disse? Beh, amico mio, il jet non è mai stato nel catalogo, come era logico si pensasse. Al massimo possiamo darti dei prodotti, Pepsi e una bicicletta. A quanto pare Leonard non ci ha guadagnato niente e quei 700.000 dollari sono un po' spariti nel fumo. La morale di questa storia è che è sempre meglio bere Coca-Cola. Seguimi, se anche tu hai sete.